E cioè che questa idea della sicurezza non può essere... Ha parlato a braccio per più di mezz'ora il ministro dell'Interno Marco Minniti per spiegare l'anima e lo spirito dei decreti che portano il suo nome sui temi della sicurezza e dell'immigrazione, al Teatro della Fortuna di Fano, alla presenza dei sindaci e delle autorità civili e militari del territorio. Un discorso pronunciato con una verve ed un'enfasi vocale da consumato attore, quasi fosse stato pervaso, visto il luogo dal quale lo pronunciava, dallo spirito di Giacomo Torelli. Peccato però che ciò non sia avvenuto con il nutrito numero di giornalisti, sia della carta stampata che di diverse emittenti locali e regionali, messi in un angolo ad attenderlo, sfilandoli di gran carriera al suo ingresso nel foyer, senza nemmeno degnargli di uno sguardo, nonostante i richiami. Ministro, un discorso ben rodato, quello di Minniti, con passaggi di grande presa sulla platea, sottolineati da sapienti pause. Subito affronta il tema della sicurezza, accostando gli episodi di Manchester e Torino. Esiste una connessione emotiva tra queste due tristi pagine del nostro tempo e la parola chiave è paura. Una democrazia impaurita, ha detto il ministro, è una democrazia debole. Noi, con il decreto, abbiamo definito il concetto di sicurezza. A Torino la paura ha creato un attentato senza fare un attentato. E sempre su questo tema incalza. Chi vi dice che per la sicurezza dovete rinunciare a un po' della vostra libertà vi racconta una bugia. Una democrazia sa tenere in equilibrio la libertà individuale con la sicurezza. Ad attenderlo sulle tavole del palcoscenico Renato Claudio Minardi, che porta i saluti del governatore delle Marche Luca Ceriscioli, impegnato istituzionalmente a Roma. È chiaro che il tema dell'immigrazione è un tema importante per tutta la nostra comunità e l'obiettivo è quello di fare in modo che l'accoglienza, la solidarietà e la sensibilità che questa regione ha nei confronti degli immigrati, nei confronti dei richiedenti asilo, dei profughi, debba essere la più diffusa possibile per evitare di creare ghetti, per evitare di creare luoghi dove c'è una concentrazione che poi rischia di sfociare a volte anche in casi di microcriminalità. Prima di lui gli onori di casa sono toccati al primo cittadino di Fano, Massimo Seri. Se si riesce a far funzionare, a trasmettere quella tranquillità anche con azioni concrete, vincendo le paure e garantendo la sicurezza partendo da un principio, la sicurezza è un bene pubblico, questo è fondamentale, si riesce a creare anche quel collant di cui un paese ha bisogno. Ad anticipare il ministro sul pulpito e ringraziarlo dei poteri a loro concessi con il suo decreto erano stati, in rappresentanza dell'ANCI a livello nazionale, Matteo Ricci e Maurizio Mangialardi, il sindaco di Senigallia, per i sindaci delle Marche, che ben volentieri invece si presta alle considerazioni con la stampa. Beh, intanto dobbiamo ringraziare il ministro per una serie di provvedimenti che ci hanno messo nelle condizioni, per esempio nella regione Marche, di attivare una serie di protocolli sottoscritti con i prefetti che permettono oggi una diffusione del fenomeno sul territorio. Il progetto SPRAR, sul quale la Regione Marche e l'ANCI Marche hanno lavorato tanto, sta dando importanti frutti. Sul tema dell'immigrazione, il ministro dell'Interno ha invocato un maggior coinvolgimento dell'Europa. Se una delle tante navi che salvano vite umane nel Mediterraneo, anziché sbarcarli in Italia, li sbarcassero in un qualsiasi porto europeo, sarebbe un segnale molto forte, dice l'inquilino del Viminale. E come per la sicurezza, anche per l'integrazione ha la sua ricetta, l'equilibrio dei diritti tra chi accoglie e quelli dell'accolto. Avremmo voluto però chiedere tante cose al ministro sul tema degli accorpamenti, della polizia, degli organici carenti e dei finanziamenti alle forze dell'ordine, ma il ministro se ne va come è venuto, insalutato ospite.